Buongiorno, sono super malata, ho tipo un po' di tosse, bronchite, non lo so. E mi sto facendo la colazione, siamo inizio settimana e mi sto facendo i pancake. Qui ci sono i frutti rossi, lo yogurt greco, c'è un po' la casa incasinata ma non ci fate caso. E quindi niente, adesso, oddio, adesso mi faccio la colazione, poi mi preparerò, mi devo lavare i capelli, fare la doccia. Vestire, che poi con la mamma si va a Milano perché stasera sono stata invitata da Urban Decay per andare a questo mini evento che ci sarà nel Rinascente. E, dato che non sono mai andata a un evento Urban Decay, è una buona opportunità per andarci. Ok, sembro una pazza, mamma mia, urge la pentola perché no, ho lavato tutte le pentole, ho fatto adesso la lavastoviglie, ho messo a lavare tutte le pentole antiaderenti. E ho chiesto a mamma se me ne presta una delle sue, e quindi sta arrivando mamma. E oh mio Dio. Comunque, tra tutti i colori, questo è quello che anche da struccata mi piaccio. Cioè, vabbè, mi faccio schifo, è ovvio, c'ho un casino. Poi sono anche in quella fase del mese che mi sono arrivate, quindi sto anche male, perché ovviamente sbucano fuori tutti i simpaticissimi amici. E quindi. Però devo essere sincera, con questo colore da struccata non mi sbatte troppo. Perché gli altri colori mi facevano troppo cadaverica, invece questo si allinea al mood cadaverico che ho già di mio. Quindi mi piace molto. Ciao! Ah, è da notare, ieri ho fatto la lavatrice, ma qui ancora non ho stirato! Questa è la colazione. Miam! Ci sta anche il succo adesso. Bontà divina. Quasi mi basta. Vabbè, dai. Basta. Ne poco. Io ne bevo un sacco di succo. Siamo da H&M perché abbiamo dovuto prendere una borsa. Ci è servita proprio giusto a puntino la borsa. E siamo arrivate perché, appunto, come vi ho detto, abbiamo l'evento dopo di Urban Decay. Come sono bianca, wow! C'è sto profumo qua da H&M che è buonissimo, non riesco a capire che cos'è. Sarà un profumatore degli ambienti, ma è buonissimo, vero? Cioè, di solito non c'era sto profumo, vabbè. Adesso ci andiamo a fare un giro per i negozi, aspettando verso le 6 così, e che poi ci dirigiamo appunto al Rinascente, quindi vi portiamo con noi a fare un giro. Ta-da! Cioè, qui con me Denise, ragazze! aspetta. Sì! Stavamo facendo la foto, no? Perché mi ha riconosciuto dei capelli. Ovvio. E allora lei mi fa: salutami in un video. Ho detto: ma scusa, io sto vloggando i vlogmas, faccio Allora direttamente il facciamo video. il video, no? Dai, Ciao dimmi il nome del ragazzi. tuo canale. Allora, io sono Vanity Chloe. Esatto. Venitemi a trovare. Ho un canale piccolo, Però chi però. se ne frega, facciamola salire, dai. Comunque nell'info box, giù nei commenti, lei commenta così cliccate direttamente sul suo canale, va bene? Molto yes. Yes! Ciao! Ciao. Abbiamo appena finito di parlare con Denise e l'altra sua amica che purtroppo non mi ricordo il nome, però tanto ci taggerà cioè mi taggerà su Instagram, quindi vedrò le fotine. Sono troppo contenta di conoscervi proprio dal vivo, è stata super carina, sono state super carine. E infatti poi gli ho dato appuntamento un giorno, almeno ci rincontriamo. E niente, adesso ci stiamo avvicinando. Siamo Vittorio Emanuele. C'ho l'ansia perché Abbiamo anche il fiatone. ho fame, infatti adesso andiamo a Tanta mangiare fame. qualcosa. Mucha fame. Mucho. No. E niente, andiamo a prenderci qualcosa, quindi poi dopo ci dirigiamo perché tra un'oretta inizia l'evento. Ci Esatto. dirigiamo alla Rinascente, quindi andiamo. Wow, cappuccio matcha. Brioche al cioccolato bianco, Giulia, mi amerai a vita. Tu stai mangiando il salato, vero? Mi sono spogliata, stavo morendo di caldo con questo sciarpone bianco, ma aveva fatto male. E niente, adesso facciamo un po' di pappa perché non abbiamo né pranzato né niente, quindi mangiamo e poi mi sa che ci dirigiamo proprio velocissime in Rinascente perché è già tardino. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is Siamo in via Monte Napoleone perché stiamo cercando, abbiamo già trovato un dolce a Gabbana, ma ci lavora praticamente un amico mio di Andrea. E siccome qua non c'è, e ci hanno detto che ce ne sono tanti di dolce a Gabbana, Tiffany,
E io non lo vedo qua in questo Dolce & Gabbana, magari ce n'è altri e sarà a lavorare. Questo qui è quello di prima? Sì, lo stesso di prima. Ah, ecco, ce n'è un altro qua, magari in questo che lavora. Quindi niente, siamo qua, visto che manca ancora un pochino, ci siamo fatti un giro. E qua c'è la canzone, è bellissimo, perché mentre cammini c'è le canzoni natalizie. E niente, adesso ci facciamo un giretto e cerchiamo Guido. Siamo qui nel corner urban di Via della Rinascente e niente, ci ha accolto Jennifer, è stata carinissima, ci hanno accolto tutti quelli dello staff di Urban Decay e adesso sono qua a guardare ovviamente le cose di Urban Decay che io sapete sbavo e lì c'è in esposizione la palette di Gwen Stefani, che tra l'altro io non sapevo ci fosse il corner qui all'interno della Rinascente. Quindi se non lo sapevate c'è il corner all'interno della Rinascente, se volete passare, passate! E niente, siamo qua con la mamma che mi sta facendo da PR, da portacose, da PC, da portacose mi stai facendo. E adesso ci facciamo un giretto e sbocciamo un po' qualcosina, insomma. E poi lì c'è l'angolo per farci le fotine. Fa caldo, vero? E quindi adesso ci facciamo le fotine lì nella zona e le instagrammiamo almeno. Ciao. Allora, c'è qua una ragazza che ha Instagram, una YouTube, ma molto presto aprirà anche lei il canale. Certo. E il suo Instagram si chiama Nile Styling. Esatto, poi se ve lo scrivo qua comunque nell'info box trovate. O se al massimo, come ha detto l'altra ragazza, se commenti questo video, sì, così almeno dici sono la ragazza del video, certo, e ti vanno a vedere. Va bene? Ciao! La ragazza mi ha provato il rossetto matte che si chiama 1993 con la matita. E non so, la luce migliore per farvi vedere il colore. Dai, mettiti a fuoco. Questo è 1993. Mi piace un sacco, anche se veramente non riesco a farvi capire la tonalità. Tipo, non sono mai abituata a farmi riprendere. Siamo uscite dalla Rinascente, adesso stiamo andando... Cioè adesso prendiamo la metro e torniamo a casina. Quindi niente, questo vlog di questa giornata lo chiudiamo qui. Ci vediamo alla prossima giornata, sempre di questo video ovviamente, perché è il week must vlog. Buongiorno, sono super malata. Mi sono ammalata tantissimo perché ho preso un sacco di freddo. Ho una bronchite assurda, infatti oggi più tardi andrò con mamma dal dottore a farmi visitare e poi farmi dare l'antibiotico, perché ho su un sacco di bronchite, quindi devo fare qualcosa, altrimenti me la porto dietro fino a Natale e oltre. E se mi vedete la faccia scura e con i brufoli irritati è perché ho appena fatto lo scrub, e non è che fa tanto bene lo scrub ai brufoli, ma sapete che quello di Scrubit è apposito per l'acne, quindi ecco perché questa faccia. E ho fatto la coda perché ho i capelli già da lavare, quindi non volevo lasciarli lisci. Ho preso la mia briochina e sto andando da mamma, perché è arrivato mio zio con la sua compagna e staranno qua un giorno, però oggi stiamo insieme, quindi dato che poi oggi devo andare dalla dottoressa, wow, ci accompagna, noi poi andiamo a farci un giro. E quindi niente, vado di là dalla mia mamma a far colazione a casa sua. Sì. Ciao zio, saluta. Puzza! Col sì, barbone. Sarai nel mio vlog, nel mio sì? Week Mass Vlog. Dai, fai una delle tue battute. Lui è il genio delle battute, per ogni cosa che dici ti trova una battuta. Prima, già, no? Cos'è che ha detto mamma? È entrata, fa, ecco, ti vedo bene, gli fa Stella. E tu cos'è che hai detto? Con il nuovo occhiale, sì, li vedi. E adesso lo zio ci ha fatto un regalo perché ha portato il CD del mio battesimo. Oddio, non mi si vede niente. Il CD del mio battesimo. E quindi adesso magari vi faccio vedere alcuni pezzettini, che c'è anche mio papà. E quindi sono proprio curiosa di rivederlo in questo video, quando era giovane. E quando ero piccolina, piccolina. Esagerato. Prendi la palla. Prendi la pallina. Ah! Guarda Antonio. Oddio. Guarda quanti capelli. Guarda papà, che bello, Gloria, che faccia da epite, no vabbè, papà,
Wow, ciuccio. Guarda l'Antonella, la mia madrina. Maria, Maria. Scusa, ma invece devi riprenderlo con la macchina, no? Non ti potevi sdoppiare il cibo. Infatti poi me lo passo. Io ti amo, guarda. La ripresa diretta in introduzione. Abbiamo visto il filmino, vero mamma? Sì, abbiamo visto il filmino. Molto triste. Però lo zio rideva. Ci faceva ridere. Oh mamma. Adesso facciamo la pappa e poi andiamo dalla dottoressa, perché qua mi stanno uscendo i polmoni dalla bocca pure di tossire. Allora, dopo 3 giorni che cercavo di andare dalla dottoressa, oggi è lo sciopero, come si dice? Lo sciopero di medici in Italia. Poi il fotobomber lo zio. Quindi abbiamo, dopo aver, come si dice, saltato tappa dottoressa, adesso stiamo andando a farci un giro, perché poi lo zio stasera se ne va e quindi ci facciamo un giro, andiamo alla tetteria a bere un tè, qualcosa, dei pancake, a fare i ciccioni. Devo ancora fare l'albero, siamo al 15 dicembre, cos'è oggi? 15 dicembre, io ancora non ho fatto l'albero di Natale, sono imbarazzante. Di solito il 16, oggi è il 16, di solito lo faccio tipo prima dell'8 o l'8, ma questo giro non l'ho proprio fatto, quindi appena arrivo a casa faccio subito l'albero, sono imbarazzante, lo so. E niente, quindi adesso andiamo a farci un giro anche qua a Gallarate, in quel di Gallarate. Faccio come quello lì quelli che li riprendono. Allora, siamo in diretta nel nostro siamo in diretta da Gallarate. Tutti i medici oggi hanno fatto sciopero. E intanto devi fare, ecco. Questo è già finito, eh. Questa si chiama la bomba. Cioè, panna montata, crema pasticcera e cioccolata. Che poi è la signora panna che è stata montata. Cioè, ma che ero, ecco, la tetteria, capito? Ritornando in tema. Di qualcosa di interessante. Cosa vuoi che ti dica? Fai lo zio. Allora questo, dai, adesso lo zio farà l'interpretazione di suo fratello, l'altro zio. Che mi racconta, perché io non so niente di tutto. Queste cose. Stiamo andando a mangiare i sushi. Io sorrido perché sennò mi dicono che faccio il muso. Ma perché Andrea non lo capiscono? No, perché sono tornata a casa tardi l'altro giorno e dormivo sul divano. No, ma non è solo quello, tu sei sarcastico e la gente non lo sa che tu tante volte fai le facce da serio. Io sono Andrea. No, ma sei anche sarcastico. No. Ti chiami Andrea sarcastico, tua mamma non te l'ho mai detto? Stiamo andando a mangiare il sushi, no? Perché Gloria è una rompipalle. Io non vado a mangiare il sushi. Tu mangi qualcos'altro perché non ti piace il sushi. No. Però Gloria è una rompipalle. Clash of Clans. Sciroccati, Clash of Clans. Pubblicità, Clash of Clans, sciroccati. Compra l'omino gonfiabile che saluta come uno scemo. Hai visto l'omino gonfiabile per che un errore... come... per un errore di acquisti abbiamo i magazzini pieni di omini gonfiabili che saluta come uno scemo. Wow, fa vedere le bacchette. Sono una figata. È la prima volta che veniamo qua, tra l'altro è vicino casa, dai, tutto dritto. Sì, sì. E la cosa figa di questo è che, cioè, scrivi tutto quello che vuoi senza che magari si perdono le robe o non ti ricordi cosa hai ordinato. Ci voleva lo stick, dopo mettiamo lo stick. Ci sei rimasta male che avevo gli occhiali? Non... Hai fatto... Devi dire questo posto, com'è postoso? Molto, è molto bello. Ma postoso? C'è anche la chiamata. Cioè, io chiamo, trin, 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 e arrivano.
Questo è quello che abbiamo scelto da assaggiare. E questo è l'altro. Com'è, mo? Tu che l'hai già assaggiato? Sono a fuoco. Com'è? Sto prendendo fuoco. Adesso fa il simpatico perché nell'altro video gli ha detto che sei triste. Io lo stanco. Grazie. Grazie. Sì. Ero stanco. Me l'ha detto tipo, va bene. E assaggiamo questo. Io, sono i miei. Che cos'è? Che senso? Oh mio Dio, che bontà. Cioè, guardate cosa ha preso Gloria. Io sempre li prendo quelli. Se io e lei uguale. Cioè, questa tempura ti si scioglie in bocca. Ma perché io nei vlog mangio sempre? Questa è la prima volta che Gloria mangia il gelato fritto. Vero? Io non l'ho mai mangiato. Wow. È una polpetta. Una polpettina. Ma dentro che cosa c'è? Il ragù? C'è il ragù dentro, un arancino. È un arancino. Buono. Di cavolo. Non assaggiare. Oh. Io mangio. Ci vediamo dopo. Siamo finalmente a casa. Io mi sono impigiaminata, mi devo ancora struccare. Mi stanno guardando tipo, ma questa si mette a parlare di colpo. Saluta Isa. Ciao. E niente, Andrea è uscito un attimo perché doveva organizzare con i suoi amici una serata che deve fare, quindi è andato un attimo al pub. Al pub, come suona molto irlandese. E io sono qua col mio computerino davanti alla tele a casa di mamma, che in molti mi hanno chiesto, ma abiti con mamma? No, praticamente abitiamo nello stesso complesso, nello stesso palazzo. Mia mamma abita di fianco, mio fratello due piani più giù, per questo che c'è sempre anche la mia nipotina Isabella. E quindi niente, molto spesso, dato che Andrea comunque poverino lavora dalla mattina fino a sera a Milano, quindi ci vuole la sua buona ora che torna a casa, io sono sempre a casa da sola e quando posso vengo, cioè quando sono da sola vengo qua dalla mia mamma quando lei non lavora, e quindi è per questo che ci vedete molto spesso insieme. E quindi niente, adesso stiamo qua tranquille, passiamo la serata a guardare, adesso c'è Empire e Nashville che io mi li sono registrati, adesso me li guardo e intanto finisco di editare gli altri video, quindi questo Weekmas vlog è finito. Noi ci vediamo la prossima settimana, al prossimo Weekmas vlog, spero che questo vi sia piaciuto. E niente, io vi auguro una buona giornata, serata, insomma nottata, quando state guardando questo video. Vi mando un grosso bacio, ciao ciao, saluta Isa, ciao zio. Dici ciao! Dai! Dici ciao! Abbi occhi! Oh, abbi occhi!